abbiamo qualche defezione, tipo quella di Gianluca, che adesso dovrà stare fermo penso una quindicina di giorni per vedere un po' l'evoluzione di questo problemino che ha al piede. Poi, i giocatori che sappiamo, Ilicevic, Memusciai e Da Silva, e si aggiungono chiaramente i tre giocatori nazionali che sono Boldor, Bjarnason e Kosic, che tra l'altro però è rientrato oggi perché, avendo preso la munizione ieri, sarà squalificato e quindi insomma, sta con noi questa settimana. Detto questo, gli altri stanno bene. Abbiamo avuto un piccolo problemino con Politano, però è a posto, oggi si è allenato bene, quindi stiamo bene, siamo pronti per misurarci, per vedere questa partita. Ripeto, mi sembra che ci siano i presupposti, al di là delle assenze che ci stanno, però noi non dobbiamo mai farci alibi o pensare a chi non c'è. La strategia in questo momento è quella di consolidare qualcosa di buono, quindi avere coerenza, avere equilibrio, ma portare avanti una nostra crescita, perché in questo momento preferisco avere una battuta d'arresto adesso, non, ma con una linea che viene seguita con grande determinazione, che non in questo momento adattarsi o fare valutazioni diverse. Diciamo che loro forse ci danno qualche centimetro, è una squadra che sfrutta bene queste palle inattive, però ripeto, anche la palla inattiva, sia a favore che contro, è nella testa. Proprio perché siamo partiti da poco, non è facile dare una lettura di cosa viene fatto in casa degli altri. È chiaro che eravamo a caratteristiche diverse da Piredda, no? Perché comunque è una mezzala offensiva, però può assolutamente interpretare anche quel ruolo. Ripeto, ritorno a quel concetto che ho detto prima: è importante quello che farà il Pescara. Noi non dobbiamo sbagliare quello che noi facciamo.